Beh, ti racconto qual è stato il mio approccio inconfondibile e che tipo di evoluzione ha cominciato a generare in me. Quando ero un adolescente e all'incirca comunque fino ai 22-23 anni, io capivo in cuor mio che lo stile era qualcosa di importante, però non avevo in mano qualcosa che mi permettesse di capire quali avrebbero dovuto essere i passi giusti per lavorare sul mio stile. E quindi che cosa succedeva? Che era un gran casino, che non riuscivo a definire, a identificare esattamente chi ero e come mi potevo esprimere, perché fondamentalmente non sapevo come fare. Poi ho partecipato a Inconfondibile e mi è stata consegnata una mappa, una vera e propria mappa che mi ha permesso di cominciare a fare delle valutazioni, che mi ha permesso di cominciare a capire quello che avrei dovuto smettere di fare, quello che avrei dovuto cominciare a fare, come avrei dovuto vivere il rapporto con il giudizio, come avrei dovuto vivere il rapporto con le persone che arrivano nella mia vita. Nel senso che molte volte siamo vittime di quelle che sono le nostre pessime abitudini e molto spesso la nostra abitudine è quella di giudicare. Questo ci porta davvero a precluderci delle possibilità molto molto importanti. Quindi ecco, inconfondibile questo, è un viaggio dove si toccano tantissimi argomenti differenti, dove c'è spazio per l'introspezione, dove c'è spazio per l'ispirazione e tutto quello che succede su e giù dal palco segue questo mood che vede il partecipante prendere consapevolezza di quelli che sono i suoi mezzi e di come può utilizzarli per l'appunto lavorare su questo patrimonio che è lo stile e può essere davvero in grado di fare la differenza perché ci può porre ad un livello superiore rispetto a quella che è la nostra concorrenza.